Nei primi 4 mesi del 2015 nella provincia di Arezzo hanno chiuso al netto delle aperture 61 attività commerciali per un totale di quasi 200 addetti. Numeri che in termini percentuali fanno registrare un calo dell'1,7%. In linea con il trend nazionale e comunque meglio di Pisa, Pistoia, Siena, Prato e Livorno. Questa in breve la fotografia scattata dall'osservatorio di Confesercenti, che evidenzia anche come il settore che regge meglio, sebbene sia comunque in perdita, è quello della ristorazione e dei bar. Quando un'attività apre e dietro non c'è un bagaglio di esperienza tale per poter riuscire a superare anche momenti difficili, poi si verifica che uno va a finire che chiude, e chiude e diventa un domino, perché chi chiude lascia debiti da pagare, problemi di varia natura. Confesercenti e l'Istituto Demoscopico SVG hanno registrato anche come il 56% delle famiglie italiane dichiari una situazione finanziaria insoddisfacente e nel 14% dei casi il reddito non basta nemmeno per le spese indispensabili. Forte anche la preoccupazione per il lavoro. 6 nuclei su 10, ovvero il 64%, temono che un familiare possa perdere il proprio posto di lavoro. Se 61 aziende, quindi 200 addetti, chiudono, ce n'è tanta in sofferenza e chiaramente i problemi sono problemi di mancanza di consumi, le famiglie non consumano, ma anche di costi che gravano su di loro, per cui le tariffe, l'acqua, la luce, la lentezza urbana, l'IMU, ecco, l'addizionale IRPEF. Ora che i comuni si apprestano a fare i bilanci per il 2015 dovrebbero tenerne conto e non pigiare sulle aliquote, insomma, questo è l'appello.